Siamo con Claudio dei comitati contro il terzo valico. Claudio, cosa succede oggi ad Alessandria? Oggi ad Alessandria sta succedendo quello che sta succedendo in tutte le altre parti d'Italia. Il popolo TAV ha chiamato tutta Italia a manifestare in solidarietà contro gli attacchi vergognosi che il movimento ha subito da ieri sera. Bene, siamo qua, abbiamo bloccato l'ingresso principale di Alessandria creando chilometri di code, mandando il tizio in traffico cittadino per oltre un'ora e mezza. Poi, quando la polizia è riuscita a tagliare il traffico, non aveva più senso continuare il blocco e siamo qua in corteo non autorizzato per le strade della città. Noi vogliamo bloccare tutto, la giornata sarà ancora molto lunga e quello che diciamo, lo diciamo chiaramente, è siamo qua in solidarietà con la Val di Susa, ma questo è l'aperitivo nel caso dovessero iniziare i lavori del terzo valico in Basso Piemonte da noi. Siamo disposti a fermarli e lo faremo con la stessa determinazione delle persone che pensano che in questo paese la parola democrazia debba avere ancora un senso e che pensano che si debba rispondere alla violenza della polizia che ieri ha spaccato teste e ha deciso, come dire, di essere il braccio dello Stato che ha mostrato il suo volto peggiore, quello della violenza per reprimere un intero popolo, un'intera popolazione, quella notave della Val di Susa che giustamente sta lottando per difendere il proprio futuro.